Guardateli Nils Liedholm e Gigi Radice 25 anni fa. Arsenico e vecchi scudetti, qualcuno ha detto guardando ai risultati di quest'anno. Nei confronti diretti Torino punti 4, Milan punti 0. Allo svedese tutto il fiele, al brianzolo tutto il miele. Capaci di far tremare l'Inter nel derby, i puffi rossoneri hanno sofferto parecchio contro la squadra granata, tutta pressing e velocità. I milanisti hanno qualcosa da ridire su certi episodi, per esempio il gol annullato a Virdis sull'assist di testa di Hetli. Sentite appunto il giocatore sardo. Mi lascia un'altra volta perplesso, non so, da un po' di tempo Marco ogni volta che salta gli viene attribuito un fallo, quindi speriamo che finisca. L'inizio del Milan sembra spigliato, poi il Torino, mentre Junior e Dossena amministrano il gioco con la solita autorità, chiude ai rossoneri ogni varco e comincia a tentare in contropiede. Hetli cerca di divincolarsi dalla marcatura di Corradini, Virdis ha qualche palla buona da sfruttare appena le maglie della difesa granata si allargano. È difficile giocare tuttavia, il terreno provoca rimbalzi assurdi ed anche i giocatori che solitamente non danno del lei alla palla si trovano a disagio. Liedholm dice: dopo l'inverno è sempre difficoltà al campo di San Siro, perché si vede il gelo di sotto, ancora dà dei rimbalzi incredibili, il pallone si alza, diventa difficoltoso per tutti e due. Nella ripresa c'è un inizio scoppiettante sui due fronti. Serena ed Hetli sono pericolosissimi, si tenta di forzare i tempi. Anche Schachner si fa vivo con un fendente che è il preludio al gol granata, gol che nasce da una manovra Galbiati-Pileggi-Schachner. I milanisti protestano per un fuorigioco di Pileggi, ma alla fine Liedholm ammetterà lealmente. Il gol di loro non mi sembrava fuorigioco, per cui penso che Tassotti stava dentro. Nell'ultimo quarto d'ora il Milan va vicino al gol, prima con Verza, a cui Martina strappa la palla di piede, e poi con Di Bartolomei che coglie il palo su punizione. Lei è abbonato un po' ai pali così? Sono cose che succedono, speriamo che finisca almeno per questa ultima giornata. Walter Schachner, un gol prezioso per la classifica del Torino. Voglio dire, molto importante, non solo il gol, ma voglio dire molto importante questa gara, questi due punti con Milan. Erano due a pari punti con noi in classifica, allora abbiamo lasciato due punti indietro e questo è molto importante per un posto in Coppa UEFA.